Siamo a Milano, in regione Lombardia, dove è stato organizzato da ALOMAR, l'Associazione Lombarda di Pazienti Reumatologici, un evento sulla qualità di cura e la qualità di vita in reumatologia, che ha visto il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, dei medici e dei pazienti. Facciamo il punto con il professor Luigi Sidigaglia, referente scientifico di ALOMAR. Allora, professore, quali sono oggi le sfide per un paziente con malattie reumatologiche? Le sfide sono sempre molto ardue, ma direi che la sfida principale oggi resta quella della diagnosi precoce. Cercare di ottenere una diagnosi precoce è fondamentale per la futura evoluzione della malattia, perché quando noi riusciamo ad intercettare precocemente la patologia cronica, riusciamo ad avere delle armi oggi a disposizione che ci consentono di limitare i danni, quei danni che poi non tornano più indietro e che sono irreversibili. Quindi diagnosticare precocemente la malattia è la cosa più importante che abbiamo davanti in questi prossimi anni di sfida della reumatologia a livello mondiale, direi, non solo per l'artrite reumatoide ma anche per tutte le altre patologie del sistema immunitario e tutte le altre patologie reumatologiche. Diagnosticare precocemente significa avere in mano un'arma vincente per poter prevenire i danni, questo è fondamentale. Ecco professore, lei in parte l'ha anticipato, ma quali sono le azioni che possono favorire la qualità di cura e la qualità di vita? Oggi abbiamo a disposizione delle armi molto potenti, dobbiamo riuscire ad utilizzarle nel migliore dei modi, devono essere calate sul singolo paziente, sulla singola vicenda patologica, ma oggi siamo in grado di fornire una possibilità terapeutica personalizzata. Io dico sempre che questi potenti farmaci che abbiamo a disposizione sono un'arma vincente se l'indicazione che noi diamo è giusta e se quindi la diagnosi che sta alla base di tutto questo è corretta. E quindi questa è l'azione fondamentale che dobbiamo fare, personalizzare la terapia su una diagnosi che è stata formulata precocemente nella vicenda sanitaria del paziente. Questo è il punto fondamentale per poterci garantire un futuro per gli ammalati che non sia più così drammatico come quello che avevamo di fronte molti anni fa. Abbiamo queste possibilità, dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio. Professore, qui siamo in Regione Lombardia, un evento organizzato da ALOMAR. Ecco, qual è il significato della giornata di oggi? Lei è il referente scientifico di ALOMAR. ALOMAR ha una funzione molto importante in Regione Lombardia perché si occupa dei bisogni degli ammalati. Questo incontro ha un significato fondamentale perché rappresenta un po' un tentativo di sensibilizzare anche la politica e gli organi che governano la sanità lombarda nei confronti di queste malattie. Queste malattie sono malattie che sono spesso trascurate perché non hanno la risonanza di altre malattie importanti come l'infarto del miocardio, come l'ictus, non sono così emotivamente subito percepite, ma fare cultura sulla reumatologia e sulla disabilità che queste malattie possono generare è una funzione molto importante e questo incontro di oggi rappresenta proprio il tentativo di sensibilizzare la governance sanitaria nei confronti di queste importantissime patologie, che sono patologie relativamente appannaggio di soggetti giovani che lavorano, che si sposano, che hanno una famiglia, che mandano avanti l'economia familiare e che colpiscono le persone proprio nel momento cruciale della loro vita, impedendo magari di andare avanti a lavorare, di andare avanti a produrre, di andare avanti a socializzare. Quindi questo è il significato fondamentale, sensibilizzare la governance sanitaria nei confronti delle nostre malattie.